rapporto, direi, deve essere un rapporto di forte convivenza civile, di responsabilità complessiva e collettiva di ognuno di noi. Perché è evidente che, come diceva anche il sottosegretario, certo, le regole devono essere chiare, devono essere condivise, devono essere rispettate, però non è che con un'azione in nessun campo, ci siamo trovati con questore in diverse occasioni a parlare anche di sicurezza in generale, non è certamente solo con un'azione normativa o repressiva che si risolvono le questioni della, diciamo, del futuro della organizzazione, diciamo, della sicurezza negli stadi e della modalità con cui le associazioni sportive si organizzano. A tutti i ragazzi e a tutte le istituzioni e le autorità che sono intervenute a questo convegno. Noi abbiamo pensato che da tempo, e non solamente per il fatto di domenica, che fosse utile appunto un dialogo costruttivo, nel senso dove tutti parlano e tutti ascoltano. Un momento in cui tutti possono esprimere quelle che sono le esigenze, un momento tranquillo. Crediamo che sia opportuno proprio anche in virtù dei fatti recenti che si inizi a parlare soprattutto tra le persone che hanno possibilità di decidere, le persone che vivono anche tutte le domeniche gli stadi e i palazzetti. Volevo fare qualche precisazione sugli interventi sentiti fino ad ora. Il primo riguarda le parole, se non sbaglio, dette dall'assessore allo sport della provincia, la signora Gennari, che accennava a un discorso di ipotetiche linee tracciate in questo mondo, come può essere il calcio, il basket o altre discipline, dove può esistere o esiste il fenomeno ultras, linee tracciate per delimitare i limiti del fattibile e del non fattibile, per lei o per altri e viceversa. Il problema che io mi pongo è, va bene, tracciamo queste linee, una linea tracciata, una volta che è tracciata non si sposta più da lì, allora perché a me ultras qualcun altro mi deve tracciare una linea davanti ai piedi e lì io mi devo fermare, e quella stessa persona davanti a sé non ha nessuna linea tracciata, al massimo ha un'asticella non fissa e con piccoli calcettini la sposta fin dove ha bisogno di spostarla. Prima si parlava del tipo, del collettivo e delle associazioni dei tifosi dell'Ancona, che sono associazioni che vivono nel territorio, che fanno iniziative. Noi in questi mesi ne abbiamo comunque incontrati molti. Dobbiamo saper preservare e naturalmente prima di tutto lo vogliono, come è logico, i tifosi, i membri dei collettivi, dei gruppi ultras eccetera, ma credo che sia importante anche per noi farlo, lavorare perché si preservi questa esperienza, perché è un'esperienza di partecipazione e di cittadinanza, quindi io credo che sia una cosa importante.